ragazzi, ma dove mi state portando? A Caltanissetta. A Caltanissetta, e che c'è a Caltanissetta? C'è la conferenza in Novalto, Maurizio. In Novalto? Proprio così. E per cucinartusi.it oggi sono arrivato sino a Caltanissetta. Stamattina siamo stati a un interessante convegno che ha presentato i risultati intermedi del progetto InnoMalto, svolto sia a Palazzo Moncada, e adesso siamo al beer shop All Grain, siamo per assaggiare le birre artigianali che sono scaturite da questa sperimentazione. Sono con il dottor Dario D'Angelo, innovation broker del progetto, al quale vorrei chiedere a che punto siamo. Riepiloghiamo in due minuti. Sì, allora, stamattina abbiamo presentato in questo partecipatissimo convegno i risultati intermedi del progetto. Siamo al terzo anno di attività del progetto e abbiamo illustrato appunto quello che è stato fatto fino ad oggi, cioè è stato fatto che sono stati seminati e coltivati nelle aziende agricole partner del progetto alcune varietà di orze, alcune varietà di grani antichi, le quali dopo essere state raccolte sono state maltate e dal malto sono state ottenute attraverso i birrifici partner del progetto delle birre, diciamo, artigianali, no? Per appunto cercare di chiudere dal punto di vista sperimentale e dimostrativo questa attività. A cosa vuole portare? Questa attività vuole portare alla chiusura di una filiera siciliana della birra, di una filiera brassicola tutta siciliana. Ma per fare questo la cosa più importante è la realizzazione di una malteria in Sicilia. Ma mancherebbe anche il lupolo, però. Non ce lo scordiamo. Stiamo parlando, ne parleremo, perché intanto è necessario, diciamo, costruire una malteria in Sicilia che manca, perché diversi birrifici agricoli che sono presenti in Sicilia cosa fanno? Coltivano l'orzo o i grani antichi, in questo caso nel proprio territorio, nelle proprie aziende, e poi sono costretti a mandare questo orzo a farlo maltare nelle malterie che ci sono. La più vicina, pensate, che si trova in Puglia, no? Mentre la realizzazione di una malteria significherebbe veramente la chiusura della filiera in Sicilia. Abbinata a questo, chiaramente l'ESA, in questo caso il mio ente, sta portando avanti un progetto, una convenzione con il CREA di Roma per realizzare pure la filiera del luppolo coltivato in Sicilia e utilizzato in Sicilia. In quel caso veramente si può dire di avere chiuso tutto. Questo mi conforta moltissimo, perché adesso gli anelli sono tutti collegati uno con l'altro. Grazie a Dario D'Angelo, e allora all'anno prossimo, quando terminerà, si chiuderà questo progetto? Sì, appuntamento fra 12 mesi circa per la realizzazione del convegno finale, in cui saranno esposti i risultati completi, perché altre azioni nel frattempo devono essere ancora fatte. Perfetto, grazie mille e buon lavoro. Grazie a voi. Buongiorno. E sono adesso con Luca Traina, figlio di Fabrizio, uno dei titolari del birrificio storico siciliano che è Paul Bricius di Vittoria, e con Luca vorrei parlare di questo progetto InnoMalto inserito nel loro contesto di birrificio, nel senso che sono stati già fra i primi circa forse più di 10 anni fa, quasi 20, a diventare birrificio, però nel 2011, quindi una decina d'anni fa. Sì. E a diventare birrificio agricolo. Esatto. Evidente segno che volevate cominciare a produrvi l'orzo, quantomeno l'orzo, da voi. Sì, Maurizio, il nostro progetto nasce nel 2011, quando appunto abbiamo capito che spostare l'asticella della qualità verso l'alto era una scelta che era obbligata. Sì, dovevamo fare. Piuttosto che concentrare la produzione sui quantitativi,
Abbiamo deciso di spostare la produzione sulla qualità, quindi incrementare la qualità delle materie prime per produrre la birra. E quindi Innomalto, progetto tra virgolette recente? Innomalto è, diciamo, il progetto recente che riprende un antico progetto del 2010 che abbiamo affrontato quando ancora non eravamo agricoli, ma sempre aveva questa finalità, ovvero coltivare dei grani diciamo autoctoni siciliani in Sicilia. E abbiamo iniziato questo progetto sempre con l'aiuto di alcuni amici che oggi fanno parte del partenariato del progetto Innomalto. Quindi l'Innomalto non è altro che una prosecuzione di quel progetto che è nato nel 2010. Innomalto altro non è che un progetto in cui partecipano 8 partner che hanno dato la loro disponibilità per poter diciamo, fare ognuno il proprio compito, ovvero ricercare il tipo di orzo da coltivare, capire che tipo di coltura bisognava andare a seminare, come seminarlo, come coltivarlo, come raccoglierlo, maltarlo, e noi infine poi i birrifici abbiamo diciamo dato anche il nostro apporto, che è nella trasformazione del malto in birra. I birrifici sono, ricordiamolo, 24 Baroni, Rias e Polbricius. Perfetto, grazie Luca. Prego. E adesso sono con un'altra azienda coinvolta in Innomalto, un altro birrificio, e questa è la volta di Irias, quindi siamo nell'area del Messinese. Voi avete accolto con grande diciamo, piacere questa partnership con Innomalto, come mai? È una nostra idea iniziale, dalla nascita, era quella di proporre una birra che esprimesse il territorio. Tant'è che abbiamo fatto in piccolo noi delle prove con una malteria proprio rudimentale e abbiamo già prodotto birre con malto coltivato nei nostri terreni e maltato da noi, diciamo a mano, proprio a mano. Beh, già avevate iniziato con la birra al frigo d'India, già la dimentichiamo. No, al frigo d'India, con lo zibibbo passito, siamo con la scozza d'arancia amara siciliana, siamo legati effettivamente, perché secondo noi, secondo anche gli altri partner di Innomalto, cioè non ha senso parlare di una birra siciliana quando poi, come si è visto, la maggior parte dei malti provengono dal nord dell'Europa, dove non sappiamo che le condizioni pedoclimatiche sono completamente diverse dalle nostre, dove non si ha in maturazione la siccità, diciamo così, fra virgolette, o il sole che abbiamo noi. Dai dati che ha presentato il dottore Palumbo del CREA si è visto come noi riusciamo a produrre malti di orzo a umidità del 9%, significa che è quasi impossibile che le micotossine possano svilupparsi. Questo è un aspetto fondamentale della qualità. Va bene, cioè nei cereali siciliani è comune questo? È comune nei cereali siciliani, è proprio per questo secondo me si presta. Lasciamo perdere le quantità in assoluto di produzione, che variano poco poi alla fine, ma è la qualità intrinseca del prodotto che abbiamo e anche la qualità maltaria che abbiamo confrontato e valutato nelle nostre ricerche. Perfetto, grazie Turuzzo, Turuzzo Blandi, Irias. Perfetto, grazie. E allora alla birra totalmente siciliana, che voi tra l'altro fate in un certo qual modo perché avete fatto un po' da voi, con la Cincotumina. Sì, con la Cincotumina è tutta nostra, perché usiamo i grani antichi siciliani e i malti coltivati a Valle d'Olmo su questo. Ci siamo appoggiati a qualche azienda che produce luppolo in Sicilia, ma per pochi lotti, non per tutti, perché ancora non c'è una grande quantità. Il luppolo è una sperimentazione che va fatta. Anche voi siete birrifici agricoli? Sì. Perfetto, grazie Turuzzo. Grazie a te. E sono con Giacomo Consentino del birrificio 24 Baroni, l'altro partner birrificio del progetto Innomalto. E per voi cosa ha significato questa idea della malteria?
considerando che quando vi ho conosciuti nel 2014, appena aperti, di fronte all'ingresso del birrificio avevate le arnie che producevano il miele che poi mettevate nella vostra birra? Sì, ciao Maurizio. Beh, allora, questo progetto per noi è stato una pietra un po' miliare nella nostra storia che abbiamo da quasi 10 anni che produciamo birra, perché ha concretizzato un sogno che avevamo fin da quando siamo partiti, cioè nel realizzare il malto d'orzo con cui produciamo le birre nella nostra azienda agricola, nella BioAgri 24 Baroni. E quindi infatti noi scherzosamente diciamo che l'orzo che abbiamo prodotto e abbiamo realizzato le nostre birre, e non parliamo di chilometri zero, ma addirittura parliamo di metri zero, proprio perché i campi da dove vengono questi orzi sono a pochi metri dal birrificio, e abbiamo trovato dei partner, altri birrifici, altre aziende agricole, l'università, il CREA e l'ESA, che ci hanno anche dato una mano nella realizzazione di questo progetto, che era impensabile poterlo affrontare da soli, anche con i costi ingenti che c'erano, quindi, e anche abbiamo quindi trovato questi partner che ci hanno collaborato attraverso analisi, gli studi, ci hanno consigliato, e finalmente quest'anno siamo riusciti a realizzare la prima birra made in Nicosia praticamente. Come il miele. Sì, assolutamente, come il miele, ma noi siamo legati. Metro zero. Sì, noi abbiamo sempre avuto questo desiderio, abbiamo avuto sempre questo sogno di andare a realizzare delle birre caratterizzate con i prodotti locali, ognuno, ma non solo siciliani, proprio prodotti della nostra zona, il nostro territorio. E per il luppolo? Per il luppolo, allora noi abbiamo un piccolo luppoletto composto da appena 200 piante, chiaramente non riusciamo a utilizzarlo completamente nelle nostre birre, però... Quella birra siciliana l'avete messa? Assolutamente sì, però il prossimo step, ora che sappiamo che il nostro orzo, quello che produciamo in Sicilia, non è secondo a nessuno, anzi è un malto che comunque ha delle caratteristiche intrinseche, caratteristiche organolettiche che sono invidiabili rispetto ad altri orzi, e ora il prossimo step è quello di andare a realizzare una malteria anche dei luppoli siciliani. Sì. Perfetto, grazie Giacomo. Grazie a te, ciao Maurizio. E adesso sono con chi ci sta ospitando, Elia Pansica, qui a Caltanissetta, all'Old Grain Brick Shop. Ma Elia, come ti è venuto in mente a Caltanissetta di aprire questo brick shop? Allora, partendo dal presupposto che non sono pazzo, la mia storia è un po' complessa, nel senso io ho abitato per diversi anni per l'università a Roma, e mi trovai a Roma proprio agli albori del 2000, potrebbe essere 2002, dove il movimento dei birrifici artigianali italiani iniziava a farsi strada in un mercato totalmente votato all'industria. Quando ho finito gli studi poi sono rientrato, e coltivando sempre quel sogno nel cassetto che era la promulgazione, insomma promuovere il prodotto birra artigianale, ho pensato di aprire la mia piccola attività. Ai tempi parlo di piccola perché era veramente piccola, e avevamo già un impianto a cella frigorifera che poi si è rivelato una mossa vincente per le nostre temperature, e da lì siamo piano piano cresciuti fino ad aprire un vero e proprio pub che tratta solo birre artigianali già da 8 anni. La città come l'ha presa? Allora, all'inizio è stato difficile proprio perché mi sono dovuto scontrare con i danni creati dall'industria, se danni si possono inizio chiamare. Inizio di qualche epoca parliamo? Nel 2015, okay. Nel 2015 ho aperto l'attività, perché si veniva da un periodo che dura, ahimè, anche oggi, dove i prezzi delle industriali sono molto più competitivi. Sono prodotti completamente diversi. Che si possono mettere accanto. Però per il consumatore neofita è comunque birra. Oggi posso dire che dopo 8 anni il mio cliente abituale, ma anche l'avventore che viene per la prima volta, riesce a comprendere la differenza tra prodotto artigianale e prodotto industriale. Ahimè, il prodotto artigianale ha dei costi ben superiori rispetto a quello industriale, però il consumatore lo paga con piacere perché vede nel suo bicchiere un prodotto di altissima qualità. Perfetto. Che giornata, birre interessanti, maltificio dietro l'angolo,
quando è che ci ritorniamo? Sicuramente l'anno prossimo. L'anno prossimo, forse qualche, l'appuntamento qualche mese in più. L'appuntamento certo era per l'anno prossimo. E allora per oggi possiamo chiudere, mentre torniamo da Caltanissetta a Palermo con il mio solito per cui c'è Artusi.it, io ho finito qui.